La parola d'ordine di questa ricetta è fermentazione naturale, la fermentazione che useremo per il lievito madre, da sola acqua e farina. Andiamo a fare magicamente una semplice ugual dose di farina e acqua e poi dopo 48 ore vi farò vedere questa magia. Ci sono tante persone che inseriscono altri ingredienti tipo zucchero o uvetta o altre basi per dare uno starter al lievito madre, mentre io lo faccio da sola acqua e farina. Andiamo a mettere magicamente l'acqua nella farina in ugual dose con una semplice forchetta. Andiamo a mescolare il tutto. Facendo questo sistema di produrre lievito madre con solo acqua e farina, abbiamo una fermentazione lattica, quindi andiamo a ricavare i lattobacilli. Mentre nel lievito di birra abbiamo i derivati di saccarosio, saccaromiceti, e quindi un'altra fermentazione dovuta al saccarosio. Ovviamente usiamo sempre una farina con almeno 14, 13, 14 grammi di proteine, in modo tale da avere molta glutine, cioè la proteina che serve a dare lo starter al lievito madre. Andiamo a mettere questo composto che abbiamo ottenuto, ovviamente sempre tutto in pulizia estrema. Andiamo a mettere questo composto in un bicchiere per monitorare bene, non si deve impastare chissà che cosa, basta girare come avete visto scendere bene, così. Come sempre vi dico di produrre lievito madre in periodi caldi, così non c'è bisogno di mettere, diciamo, lo starter, cioè questo che abbiamo fatto adesso, in celle di lievitazione a 26-30 gradi, mentre il nostro ambiente in estate già è caldo, quindi siamo agevolati da questo passaggio. Se lo fate in inverno, ovviamente vi conviene mettere lo starter e tutto il lievito madre ad almeno 26-30 gradi. Andiamo a coprire con pellicola trasparente, vedete il composto. Andiamo a coprire con pellicola ben tesa e andiamo a bucherellare in questo modo. Perché siamo andati a bucherellare la superficie della pellicola? Per far sì che gli agenti atmosferici attacchino la farina e si producono i batteri che poi saranno i lieviti. Adesso questo composto lo lasciamo per 48 ore a temperatura ambiente, in questo caso perché siamo in periodi caldi, altrimenti mettetela a 26-30 gradi. Ci vediamo fra 48 ore. Allora, dopo 48 ore il nostro lievito, guardate come si presenta. Praticamente ci sono delle bolle, vedete, lateralmente, ovviamente collassato centralmente, compaiono tutte le bollicine, cioè la fermentazione si è avviata. Togliamo questa parte superiore che non ci serve. Se andate ad odorare questo composto, odora di formaggio tipo gorgonzola, perché ovviamente le muffe hanno attaccato la farina e si sono prodotti questi microrganismi che fanno sì che il nostro lievito è attivo. Adesso vado a pesare di questo composto sulla bilancia. Da premettere che questa fase è durata 48 ore, in estate, ovviamente settembre, agosto ancora meglio, mentre in autunno e inverno ci può mettere anche 4-5 giorni. Vado a prendere questo composto, io ho pesato 40 grammi perché togliendo il composto iniziale, la superficie che si toglie ovviamente, vado a mettere tutto in un bicchiere pulito, andiamo a inserire acqua, uguale peso di acqua e fermentazione, andiamo a mettere farina. Fatto ciò, giriamo con una semplice forchetta come nel primo passaggio, andiamo a mescolare il tutto facilmente in questo modo. Non c'è bisogno di impastare molto, basta che giriamo il composto per giusto 2-3 minuti più o meno. Vado a pulire lateralmente in questo modo. Recuperiamo la stessa pellicola bucherellata e la mettiamo
in superficie. Ci vediamo di nuovo fra 48 ore. Dopo due giorni la nostra fermentazione, guardate che bella, vedete tutte queste bollicine. Andiamo a prelevare 50 grammi della fermentazione, guardate come si presenta. Prendiamo 50 grammi di questa fermentazione, adesso impastiamo su un tavolo ovviamente super pulito, pulitissimo. Adesso inseriamo la stessa quantità di farina, cioè 50 grammi di fermentazione, 50 grammi di farina. E adesso, anziché mettere la stessa quantità d'acqua, di farina e fermentazione come la volta precedente, mettiamo la metà dell'acqua, ossia 25 grammi, e impastiamo il tutto. Adesso già si ottiene un panetto non come gli impasti precedenti. Lavoriamo poco, non esageratamente, l'impasto in questo modo. Io metto il tutto sempre in un bicchiere di vetro in modo tale che si può monitorare il volume dell'impasto, che lieviterà ovviamente. Andiamo a coprire con pellicola trasparente. Non andiamo a bucherellare perché oramai la fermentazione è avviata. Adesso aspettiamo 24 ore per fare l'altra lavorazione. Il nostro impasto è perfettamente lievitato, guardate. Adesso, per far sì che la fermentazione all'interno man mano scompare, andiamo a fare la stessa operazione per 3 volte, fin quando il nostro lievito triplica di volume entro 4 ore. Il nostro lievito dopo 4 ore è pronto, quindi adesso andiamo a fare la lavorazione finale per creare il lievito madre. Andiamo a prendere la nostra fermentazione. Questo lievito io prelevo una parte che mi serve per raddoppiarla, quindi passare a mano sul tavolo, sempre su un tavolo pulitissimo. La prima cosa per il lievito madre è la pulizia. Metto la farina là al centro, inserisco tutto l'acqua, andiamo a impastare lievitazione e acqua. Man mano incorporiamo la farina, adesso incorporiamo tutta la farina. Rassodato tutto il panetto, facciamo una piccola virlatura dopo 2-3 minuti. Quando il lievito madre già si sente che sta lievitando sotto le dita nella lavorazione, è un lievito madre abbastanza pronto, che entro 4 ore lieviterà perfettamente. Vado a fare l'ultima virlatura, vado a stendere in questo modo, do un po' di forza all'impasto. Vado a chiudere bene. Per tradizione facciamo sempre un taglio a croce. Andiamo. Un po' di farina in un recipiente di vetro pulitissimo. E voilà. Come vi dicevo, questo si chiama rinfresco del lievito madre. Perché? Perché entro 4 ore avviene la lievitazione e noi andiamo a togliere la parte lievitata, la andiamo a rinfrescare per poi farla rilievitare. Dopo 4 ore il lievito è pronto, vedete, perfettamente lievitato, faccio vedere all'interno, guardate che spettacolo, ed è pronto per essere messo nell'impasto. Una parte la conserviamo tipo 30-40 grammi per il rinfresco delle prossime volte che ci servirà,
più il resto lo mettiamo nell'impasto che ci occorre. Ragazzi, mi raccomando, come sempre iscrivetevi alle pagine dei miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, Simone Esposito Pasticcere. Un bacio a tutti, alla prossima ricetta.